Buongiorno a tutti. Vediamo oggi la quarta lezione, riguarda la parte più termodinamica dei motori. Allora, la terza lezione è stata fatta su due parti. La combustione si è affrontata sia la prima volta in cui si è analizzato gli aspetti principali che caratterizzano la combustione. Poi nella seconda lezione abbiamo approfondito tali concetti e abbiamo visto come all'interno motoristico vengono in qualche modo favoriti gli aspetti di combustione attraverso le strategie di progettazione. Abbiamo visto il discorso delle rotazioni date al fluido all'ingresso, abbiamo visto l'anticipo dell'accensione e abbiamo visto come si polverizza il combustibile affinché questo subisca una combustione più efficace, sia in termini di tempo, sia in termini di energia riesce a fornire. Perché, come abbiamo già detto, quando si apre la valvola di scarico, tutto quello non è ancora avvenuto, viene buttato via. Quindi, quando noi calcoliamo il rendimento c'è il calore assorbito fratto il calore ceduto. Allora, il calore assorbito è effettivamente quello potenziale, quello che noi dovremmo avere supponendo che tutta la combustione avvenisse correttamente e che tutti i fluidi all'interno del cilindro ricevesse l'energia di combustione. Se ovviamente parte di combustibile va allo scarico, questo va a ridurre ulteriormente il rendimento, perché chiaramente il calore ricevuto effettivo è minore di quello potenziale. Il calore scambiato invece, il calore ceduto, è quello che si ha quando si apre la valvola di scarico, e questo ovviamente è dipendente, diciamo, dal sistema. L'unica cosa, anche lì, quando si apre la valvola di scarico, l'obiettivo è quello di ripulire, di lavare completamente il cilindro, impedendo che i fluidi combusti, quindi privi di ossigeno, rimangano all'interno del cilindro e quindi impediscano al nuovo fluido di entrare. E quindi anche questo è un elemento che riduce potenzialmente il rendimento del motore, chiaro? Nella quarta lezione cominciamo a vedere la parte un po' più termodinamica, che è, diciamo, i cicli termodinamici e le perdite reali. Andiamo poi a vedere la differenza fra i due cicli, quello 8 e quello diesel, determinando poi le grandezze fondamentali con cui vengono rappresentati i motori, e sono la pressione ideale, la pressione indicata e la pressione effettiva, cercando di vedere la differenza di queste tre grandezze termodinamiche e che impatto possono avere da un punto di vista dell'analisi dei motori endotermici. Poi vedremo il lavoro, il rendimento globale e la potenza ideale, indicata ed effettiva. Vedremo la differenza fra indicato, ideale ed effettivo. Partiamo dalla prima parte, che è quello dei cicli termodinamici. I cicli termodinamici, abbiamo fatto doverose premesse prima di iniziare questi argomenti, su cui abbiamo visto un po' tutta la teoria termodinamica. Cosa accade in un motore a combustione? Un motore a combustione, come diciamo in tutte le trasformazioni termodinamiche, abbiamo una variazione delle tre grandezze fisiche, pressione, volume e temperatura, attraverso lo scambio di calore, che in parte viene ottenuto, convertito in lavoro. Il lavoro quindi si ottiene attraverso la variazione termodinamica delle tre grandezze, pressione, volume e temperatura. Vediamo come questa trasformazione avviene, e il modo di come avviene la trasformazione è quello che di fatto caratterizza i motori a combustione, vero? Nei motori a benzina, chiamati anche a ciclo 8, abbiamo quattro trasformazioni che corrispondono all'incirca alle quattro fasi con cui un motore funziona, e le abbiamo qui sulla sinistra. Abbiamo appunto il ciclo 8, che nel diagramma PV è rappresentato dalle quattro trasformazioni. Allora, il fatto innanzitutto che queste trasformazioni siano rappresentate in una curva. Come saranno queste trasformazioni? Reversibili. È una reversibilità interna o esterna? Interna. Interna, perfetto.
Esternamente sono reversibili queste trasformazioni o no? No, perché c'è. Qual è l'aspetto che le rende non reversibili esternamente? Lo scambio di calore, va bene? Quando c'è uno scambio di calore, una trasformazione esternamente non può mai essere reversibile, perché per scambiare calore ci vuole una differenza di temperatura, per cui il calore lo porto da una sorgente calda a una sorgente più fredda, lo indietro e quindi è reversibile. Perché per il secondo principio il calore va dal caldo al freddo, non viceversa. E quindi nel momento che io do calore a una sorgente più fredda, questa è una trasformazione, almeno esternamente, irreversibile. Inoltre, cosa dice la trasformazione reversibile interna? Oltre che la reversibilità, a cosa punta anche? Come deve avvenire le trasformazioni termodinamiche in una trasformazione reversibile? Come devono essere pressione, volume e temperatura? Come devono variare affinché? Perfetto. Quindi se io prendo un punto a caso qui, sicuramente in un punto preso a caso, in questo momento io metto questo punto, in quel punto partirà la trasformazione, pressione, volume e temperatura sono costanti nel tempo. Allora, quindi concettualmente in ogni punto di questa curva, se io mi fermo, posso individuare chiaramente pressione, volume e temperatura, va bene? E sono definite nel tempo, costanti, anche per un brevissimo intervallo di tempo, va bene? Se così non fosse, non potrei rappresentarle con una curva. Vediamo da vicino quindi queste trasformazioni. Innanzitutto, sia nelle macchine diesel, sia nelle macchine benzina, quante trasformazioni abbiamo? 4. Bene, sono cicliche ovviamente perché la macchina è detto volume e quindi comunque al termine di ogni ciclo, idealmente, perché è idealmente, il fluido ritorna nella condizione di partenza. Ovviamente è chiaro, in un motore a combustione il fluido cambia perché è a cielo aperto e a cielo chiuso, quindi veramente è una condizione molto ideale quella di tornare alla condizione di partenza. Perché Ma di con un fatto motore entra. Non elettrico la termodinamica non si può rappresentare. c'è niente. Cioè, c'è l'altro gas. C'è la legge Non dell'elettromagnetismo. C'è altre leggi fisiche. è il motore. Prof, ma se nei motori volumetrici ci fosse questo ciclo, ovviamente non ci sarebbe la macchina, cioè non andrebbe la macchina. È chiaro. Finirebbe lì, sarebbe un ciclo Ci sarebbe un cielo chiuso e chiuso. in cui ci sarebbe un fluido evaporato che subisce certe trasformazioni, però il calore lì non lo prenderebbe dalla combustione, lo prenderebbe da uno scambio con altro fluido caldo che passa e lambisce la parete, o ci sarebbe uno scambiatore, che potrebbe essere uguale. Se te motore a combustione, se lo fai un chilo d'aria che riceve calore e lo ricede, a chilo chiuso, ci potrebbe essere la voglia. Allora, bene, vediamo ora da vicino queste trasformazioni. Quali sono le trasformazioni? Allora, la 1 e la 2, la 4 e la 3 sono adiabatiche, va bene? La 2, 3 e la 1, 4 sono isocore. In dettaglio, la 1, 4 rappresenta lo scarico. Quando apre la valvola di scarico si suppone che i fluidi escano all'esterno a volume costante. Chiaro? Supponendo che questo avvenga, quando il pistone è fermo, elimina tutto il prodotto di combustione, va bene? Cioè si trascura l'effetto, cioè si suppone che il pistone arrivi in punto alto e apra la valvola e quindi scappi fuori il volume. Come è proprio la 1-4, eh? Lo scarico. Vabbè, tanto Poi. le adiabatiche sarà quando sarà nel punto morto inferiore e superiore. Cosa? No, Le adiabatiche. la diabate è. Lo dicevo, Varia il volume fammi del tifone. la diabate è uno è l'espansione quando espande, uno è quando comprime, Punto chiaro? morto inferiore e superiore. Sì, Ma quando sposta, nella cioè cambia fase, volume. no, nella fase, cioè da 4 a 3, da 3 a 4 il pistone scende dal punto morto superiore all'inferiore, da 1 a 2 il pistone sale dal punto morto inferiore al punto Sì, morto. perché solo lui varia il volume, quindi è No, quello non è detto. La variazione di volume tu ce l'hai comunque perché il pistone fa. No, No, nella 1-4, 2-3 tu ce l'hai perché tu ce l'hai anche in fase di aspirazione, capito? Ma lì è quello che è proprio lo scasso. Sì, però te qui che cosa hai? Qui tu hai la. Allora, vediamo la.
prima vediamo le trasformazioni, poi si vede le fasi del motore. Allora, l'1-4, allora cosa succede? Allora, da 1 a 2 il pistone comprime. La fase di aspirazione, teoricamente, tu la vedi qui, ci dovrebbe essere una linea dritta. Nell'1-2 sta comprimendo l'aria. Sì. Però se per volere l'aspirazione tu dovresti avere qui una linea dritta. Cioè, mentre comprime e aspira. No, no, cioè te tu aspira a pressione atmosferica. Ed è qua. Chiaro? Poi, qui tu hai la compressione del fluido, qui tu hai lo scoppio, lo scoppio e cioè i calori sulle ricevi, qui e qui, sugli scambi. Qui è nella combustione, vabbè, qui è nello scarico. Tra gli abbati il calore è da zero. Sì, però il concetto è questo. Questo non lo vedi perfettamente con le fasi, lo vedi più che altro cosa succede al fluido. Chiaro? Cioè quando il fluido entra e quando viene ributtato fuori, cioè te qui teoricamente non lo vedi. Cioè qui te vedi il fluido e cosa fa? Si comprime, riceve calore, espande, apre la valvola e esce fuori. Chiaro? Teoricamente poi tu hai proprio il pistone e sale, tu dovresti avere una trasformazione che va in qua. Chiaro? Poi rientra l'aria, arriva in qua e poi ricomincia. Quindi le fasi di aspirazione scarico, il pistone si muove, qui non sono rappresentati. Nella 2-3 prof, dice? C'è la combustione e il calore riceve, e il fluido riceve il calore. Se si può vedere tutte e quattro le fasi, quindi manca due rette dritte, idealmente, con cui qui il pistone aspira, qui il pistone scarica. E nella 3-4 prof? La 3-4 tu hai l'espansione dopo la combustione. Il 4 proprio è lo scarico. No, lo scarico qui non lo vedi. Il 4 allora quando inizia il ciclo. 4-1 è quando apre la valvola, però il pistone sta fermo. Il pistone si muove. Sì, però l'1-4 apre la valvola e scarica e basta. Entra. E il pistone sta fermo. Se tu vuoi vedere il movimento del pistone, da 1 tu dovresti andare a sinistra, fino al punto 3, in orizzontale, e allora avresti un'isopara, pressione atmosferica, tu hai lo scarico, e il pistone sale, la pressione rimane costante. Ma quello sotto è quello dell'entropia che apre? Sì. Ma quello che voglio aprire, prof, apre la valvola, sta entrando il fluido. No, ti sta entrando l'aria. Entrando. Madonna beata. Allora, se si può fare, se si può vedere che fa il pistone, non è il ciclo termodinamico, ma è il diagramma delle fasi del cilindro. Allora il concetto è questo, idealmente, qui c'è la pia atmosferica, qui c'è il volume della camera di combustione, qui c'è la differenza fra due volumi è il volume della cilindrata e qui c'è un volume che è la somma della cilindrata più il volume della camera di combustione. Bene. Cioè sa, 1-2 che è la fase di aspirazione a pressione costante, chiaro? Poi c'è, si chiude la valvola di scarico, di aspirazione, comincia la compressione e arriva al volume della camera di combustione, punto morto superiore, va bene? Quindi 2-3. Poi abbiamo la combustione che nel ciclo 8 è a volume costante, quindi il pistone rimane fermo, volume costante, tutti i calori, supponendo che la combustione avvenga istantaneamente, immediatamente, è molto ideale questo. Poi il pistone comincia a scendere, espande e abbiamo la fase di espansione. Poi a questo punto apre la valvola,
apre la volà e cosa succede? Il gas fuoriesce e c'è del calore. Vuole uscire il gas, vuol dire che il calore possiede lo butta via. Ah, la valvola di scarico. Poi, se si può vedere il movimento di pistone che scende e aspira, va da 2 a 1 in questa di qui. Qui tu hai lo scarico, qui tu hai l'aspirazione, va bene? Questo idealmente. Ok? Chiaramente questo è il lavoro utile. I calori scambiati ce l'ho qui, questo è il calore assorbito, questo è il calore ceduto, va bene? Che poi possiamo vedere anche sotto il diagramma TS. Se invece di avere un ciclo 8, ho un ciclo diesel, la differenza sta in questa curva verde. Quando arrivo in 3 non ho un'isocora ma un'isocora. Ok? Perché la combustione motori diesel avviene a pressione costante, idealmente. Cioè, pistone arriva in alto, comincia, a una certa pressione comincia a bruciare. A pressione costante. Allora, apparente... Le AS, da noi stacca le AS. Allora, apparentemente, da cosa si vede qui? Che... in un motore diesel apparentemente il lavoro utile è minore. Se non fosse il motore diesel rispetto al motore benzina può raggiungere pressioni più alte e quindi questo punto è più in alto e quindi sta di fatto così. E quindi il lavoro utile nei motori diesel alla fine è maggiore, a parità di cilindrata. Quindi altro vale più la benzina. È meno al rendimento minore apparentemente perché tu puoi realizzare rapporti di compressione più elevati. A parità di rapporto di compressione il motore diesel, il motore benzina avrebbe più rendimento. Più conveniente diesel? Scusa? Più conveniente diesel? È più conveniente perché tu puoi raggiungere rapporti di compressione più alti. E poi costa meno, però fa il diesel, costa meno. Vabbè, questo è un altro problema ancora. Allora, vediamo adesso il diagramma TS. Il diagramma TS, come si vede, è l'opposto. Le trasformazioni dove si scambia di calore, se vi ricordate bene il diagramma TS, sono quelle sull'area sotto il grafico. E quindi sono 2, 3, 1, 4. Chiaro? Perché sono... perché l'area sotto il grafico è il calore, quindi qui siccome è la diabatica sono verticali perché chiaramente hanno scambio di calore nullo, come qui era l'isocore. Chiaro? Qui sono verticali le... Allora, qui 2, 3 e 1, 4 sono il calore ricevuto e ceduto e complessivamente quest'area qui è il calore scambiato. Io il calore però è soltanto quelli delle 1, 2 e 4, 3. Infatti 1, 2 e 3, 4 sono verti. A dimostrazione sono adia. Scambio di calore nullo. Va bene? Tanto è vero che se scambio di calore nullo l'entropia nelle reversibili non scambia. Non c'è, non varia. Chiaro? Perché l'entropia è una misura del disordine. E in una reversibile l'entropia varia solo quando c'è scambio di calore, allora le particelle muovendosi ovviamente tendono a aumentare la confusione, perché il movimento non è un movimento organizzato ma un movimento casuale. Quello della diesel? Qui non c'entra nulla di benzina in generale. Qui le differenze nei diagrammi TS lo vedi male diesel o benzina, perché qui
sia l'isopara che cioè, le due adiabatiche, se tu le vedi come al limite come i volumi scambiati, ma tu lo vedi male, va bene, sì, quello che si vede è che qui la temperatura massima di chilo, che però nel motore diesel, ora qui propriamente sono due grafici indipendenti, è più alta rispetto a quella dei motori benzina. Ok, allora. Ma perché in quello diesel anche se c'è le trasformazioni a pressione costante invece il volume sotto sta rappresentando lo stesso modo? Perché comunque, lo dicevo prima, no? Questo qui è lo scambio di calore e quindi è l'area sotto il grafico. Cambierà il volume perché scambia più o meno calore, però la forma della curva è la stessa. Chiaro? Che cambia la forma, nel senso che ovviamente a livello matematico è una curva diversa, sì, però la forma è quella. La forma. Sono diversi, anche te hanno una forma leggermente diversa, però concettualmente non è una retta, è una curva del secondo ordine. Allora, poi si può anche calcolare il calore in una isobara, va bene, le Cp delta T, il calore in una che è questa 2,3, no? Il calore in una... in una isopora è uguale alla variazione già interna, è Cv delta T, quindi abbiamo Cp e Cv. Allora, a questo punto entriamo un po' nella parte un po' più complessa, che è quello di calcolo di rendimento. Qui ripeto un po' quello che ci siamo detti, come si calcola il lavoro. Allora, il lavoro è l'area del grafico in un diagramma PV, il calore è l'area del grafico in un diagramma TS, quindi cambia il calore scambiato, va bene? Quindi se io prendo quella sotto è il calore ceduto, questa sopra è il calore ricevuto, l'area è la differenza fra il calore ricevuto e il calore scambiato, chiaro? Va bene? In un diagramma TS. Il lavoro abbiamo che, supponiamo, il lavoro di aspirazione e il lavoro di scario siano uguali. Viceversa, il lavoro utile o motore genera è questo, chiaro? Allora, idealmente cosa si suppone? Si annulla il lavoro di aspirazione e il lavoro di scarico, supponendo che cosa? Che il tetto apri, il pistone scenda, ma non consuma lavoro perché l'aria entra da sola, così come te tu premi il pistone... Ma entra da sola perché sono pressioni diverse, quindi... Perché teoricamente sì, però idealmente non è così. Idealmente c'è le perdite di aria, per cui il condotto di aspirazione si crea un delta P negativo, quello che ho detto se l'abbiamo fatto anche a... Delta P negativo? Allora... Se volete capire bene cosa succede nella realtà, guardate la lezione che ho fatto a sistemi l'ultima volta. Comincio a spiegare un attimo la fluidodinamica. Quella serve per capire anche che accade nei condotti di aspirazione di un motore. Per cui idealmente è questo, realmente non è questo. Cioè cosa... pressione minore dallo scarico. Cosa succede? Supponendo che sia un condotto ideale, te che cosa hai? Hai che questo è il condotto d'aspirazione ideale, supponi idealmente che qui ci sia la testa del tuo motore, qui tu hai la valvola, quando si apre e rende disponibile all'ingresso dell'aria, se io qui ho la pressione atmosferica, qui ho la pressione atmosferica, quindi si apre la valvola, il pistone scende ma non trova nessuna resistenza perché la pressione atmosferica entra da sola, lei rende il volume disponibile e quindi entra a pressione costante,
Ecco la trasformazione. No, non ho capito. Perché non trovi la resistenza quando scendi? Idealmente. Entra e lui scende e gli rende disponibile il volume. La via, l'aria entra, spinge giù il pistone e gli rende, e gli rende disponibile. Chiaro? In questo caso il lavoro è utile, lo fa l'aria. Infatti l'aria è positiva. Chiaro? L'aria per passare, cioè quella lì che aspira deve essere maggiore di quella successiva. No, è la stessa. E come fai? Come fa? Alla stessa, dentro il cilindro, teoricamente se tu hai una pressione che è quella atmosferica. Tu hai la stessa pressione, via via l'aria entra, spinge giù il pistone e mantieni costante la pressione. Non fa resistenza. Cioè, l'aria entra, essendo compresso, appena non è compresso, se no ti cambia la pressione. Cioè, c'è la pressione diversa da quella atmosferica. No, idealmente no. Come no? L'hai fatto prima. Idealmente no, tu l'hai fatto prima, eccolo qua. La pressione va. No. Tu l'hai fatto prima, da 1 a 2 non cambia. Ah, da 1 a 2 no. E quando il pistone scende. Allora, idealmente la pressione non cambia, va bene? Idealmente. Quindi l'aria entra, il pistone si muove di volume, fa entrare l'aria. Lavoro positivo, perché l'aria spinge giù il pistone lei. In modo ma se c'è la solita pressione allora? L'aria rimarrà lì perché deve... Scusami, ma se io qui agisco la pressione. No, però, allora, questa è la pia atmosferica. Scusa, entra l'aria, le cose si sono. No, ma dico perché entra l'aria per la stessa pressione? Perché è ideale. Cosa vuol dire ideale? Ideale vorrebbe dire che la pressione qui e la pressione qui sono uguali. Ma se sono uguali, perché dovrebbe andare da. Non entra. Il problema è questo. Qui c'è la pressione. La pressione piglia, il pistone scende e rimane. La stessa pressione? Ho capito, ma il pistone ha una. Eccolo qua. Qui si agisce una pressione, quindi va verso il basso. Sì, sì. Perché esce? Se c'è la stessa pressione si annulla. Ma si annulla anche. Non c'è mia la stessa pressione anche sotto. Ma non c'è il pistone, ma viene aspirata. Quando viene aspirata? C'è la pressione qui. Qui ci sarà la stessa pressione, no? Cioè, se io piglio un barometro, se io piglio un barometro che misura la pressione, che pressione misura qui? Beh, allora il pistone, se agisce la pressione atmosferica, lo spinge giù. Ma io dico che è aspirata. No? Quando è aspirata l'aria? Ma non è aspirata. Cioè, te c'hai il pistone, se agisce la pressione, il pistone scende. Piglia un elemento mobile, se agisce la pressione, che fa? Devo andare in aspirata. No, forse fa una fusione. Allora. Sì, ma è un, io lui fa le domande, voi pensate che capire una via 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 all'orale si vede. Forse te. Forse te. Allora, cosa succede? Qui esiste una certa pressione. Vediamolo meccanicamente. Fermo, vedilo meccanicamente. Il pistone, ci agisce una forza. E che fa? Scende. Beh, scende, aumenta il volume, l'aria nuova entra dentro. Perché non c'è più il pistone. Questo ho capito. È tutto vince tutto. Qui c'è, ascolta me, oh. Lascia perdere loro, fanno grossi. E un nervo. Allora, concettualmente, cosa succede? Vuole essere pignoli. Qui tu c'è una certa aria. Supponiamo che l'aria per la valvola sia la stessa. Equazione di continuità, stessa densità. Cioè l'aria è incomprimibile. Sempre una condizione ideale. Qui entra una certa. Qui il pistone scende V. È la portata massima. La portata massima. E qui entra V uguale. Va bene? Quindi si genera estremo equilibrio. Va bene? V qui e scende. Stessa pressione, eccola qua. Il lavoro lo fa l'aria che entra. Il pistone non fa il lavoro, scende naturale. Qua. Sì, sì. Però ascoltate, il dubbio ciò è che cioè, l'aria e il pistone scendono in contemporanea. E l'aria fa scendere il pistone. Sì, sapere.
Ah, è l'area che fa scendere i pistoni. Non è pistolina. Ora cosa succede nella realtà? Ecco il mondo complesso della fluidodinamica. L'aria entra, si muove come tanti strati fluidi. Questo ve lo avrebbe spiegato a Prometea. Perché te hai praticamente hai tanti strati fluidi che si muovono. In modo no. Cosa succede? Lo strato fluido a parete che velocità avrà? Il film fluido d'aria che scorre vicino alla parete. Che velocità avrà? Ah, andrà più forte. Cioè, più veloce. La solita velocità con cui c'è di pistole. A me verrà dico. Ve l'ha fatta a Prometea o no? No, si è accennato che l'aria le perdite di aria nei condotti ve l'ha fatta. No. Le perdite di aria nei condotti. Accendi a lei. Ah, disperde l'aria. Allora, qui l'aria sta ferma. Quella è l'ambizione, la parete, non si muove. È a contatto, no? È a velocità nulla. Perché c'è l'attrito. Il tubo è scabroso. C'è un profilo di velocità che è questo. Allora, cosa succede? Questo è il profilo di velocità nella realtà. Via via si sta allontana dal bordo, la viscosità del fluido all'inizio tiene la particella ferma, via via salgo si muove sempre di più, finché a una certa distanza, che dipende dalla legge di Reynolds, l'aria ritrova la velocità che avrebbe se non ci fosse. Chiaro? Mi torna? Se non ci fosse l'attrito di tubo, quindi fosse l'aria. Bene, allora cosa succede? Cosa succede? L'area di passaggio aumenta o diminuisce effettiva? Diminuisce. Equazione di ontinità. Supponendo con buona approssimazione la densità sia costante, perché l'aria, variando le condizioni anche termodinamiche poco, varia poco la densità, tu hai a 1V1 uguale a 2V2. Ma se qui si riduce l'aria, cosa fa la velocità? No, aumenta, perché il tubo va più forte. Bene, equazione di Bernoulli, quella l'avete fatta? Sì. Allora, la equazione di Bernoulli che dice? Ve lo ricordate? Dice... È un equilibrio di energie. Energia di pressione più... Un mezzo. Energia gravitazionale più energia cinetica è costante, va bene? Bene, la gravitazionale supponiamo non varia perché si rimanga alla stessa quota, la levo, ci rimane energia di pressione e energia cinetica. Ma se l'energia cinetica aumenta, cosa fa la pressione? Diminuisce. Quindi te qui troverai una pressione come? Come? Tu hai una perdita di cario, una perdita di pressione. Quindi a quel punto, perché l'aria entra, il pistone deve fare un certo sforzo per farla e l'aspirazione non è più una retta nella realtà, ma è... Cioè, trova una resistenza a scendere, perché se no l'aria nasce il vuoto, no? Non entra, cioè nasce una differenza di pressione tra il sotto e il sopra, e il pistone, se non avesse la forza di scendere, tenderebbe a essere spinto verso. Quando si parla, prof, di vuoto, che si intende? Bisogna? Prof, quando si parla di vuoto, il vuoto non esiste, quando manca l'aria, non c'è la pressione. Il vuoto è fatto sulla ventosa, non è la ventosa, però, la ventosa è questa legge qui, no? È quella lì che era la differenza di pressione tende a... Ma è questa la legge. È questa la legge. Più c'è un'altra cosa. Quando c'è questo,
questa energia Wi è tutta energia DC, quindi Wi più c'è un termine che è l'energia DC, chiaro? Quindi io ciò che complessivamente l'energia non si osserva, perché? Perché rispetto all'energia avevo qui, che è questa, qui c'ho parte dell'energia, viene DC, che non la trovo in pre. Chiaro? Abbiamo capito? Sì. E questo è, e questo è quello che si dovrebbe fare nei condotti dell'aria. Perché se non dotti dell'aria, io sono un serbatoio. Ma comincia a essere difficile. Ma tipo prof. Se io ho qui un serbatoio, mando l'aria, qui c'è un attuatore. Se qui parte Sebar, qui quanto arriva? Ma dicevo, ma se invece come il tubo di Venturi che si restringe il condotto, se si restringe il condotto ci sono meno perdite. Sono uguali, però le trascuri. Cioè, se si restringe il condotto c'è meno spazio per passare l'aria senza attrito. Allora, la funzione è questo. Quindi dovrebbe essere grosso. No, la funzione è questo. Tubo Venturi. Tubo Venturi. Qui tu hai A2 che è minore di A1. Supponiamo di avere la stessa quota geometrica, due equazioni continuità. A chi va il piede? Equazione di continuità. Equazione di Bernoulli. Tutto uno, vero? Perché teoricamente varia da sezione a sezione, perché anche qui cosa è la fluidodinamica? Una trasformazione termodinamica di tre grandezze, non termodinamica, una trasformazione di grandezze fisiche, e sono pressione, volume, densità, e non basta, pressione, volume, sì, e densità, buono, e velocità. Ipotesi che siamo regime stazionario, velocità costante, perché? Perché se la velocità variasse io avrei parte dell'energia spesa per l'inerzia del sistema. Mentre qui che cosa si suppone? Si suppone il fluido sia a velocità costante. Perché se io considero apro la valvola, che succede in quella fase, non vale questa legge. Perché ci avrei un'inerzia. Mentre suppongo che tu per ventura al regime, l'aria si è regimata, è a velocità costante, non ho moti turbolenti, questo c'è un motivo dietro, però quindi moto stazionario. Cioè, ma in teoria allora se noi si fa in questo modo, quando siamo su A2 ci passa più. Cosa più succede? Veloce, però ne passa meno. Cioè no, allora, le faccio ottenati ce ne passa uguale. Quindi V2 è uguale al rapporto fra A1 e A2 per V1. Va bene? Per la continuità. La densità si suppone rimanga costante. Tu consideri anche l'effetto della densità, ma che varia, però non si deve trascurabile. L'effetto della densità è l'effetto che si usa sopra la velocità di suono. Ma se come fa a passare solitaria tra nella 1 e la 2? Perché va più veloce. Ah, in un'unità di tempo. Ma se prima si è detto che... Perché qui cosa succede? Qui tu hai lo spazio percorso dall'area nuzio onda è questo. E questo è il volume che passa. Qui, siccome è più stretto, deve andare più forte. L'unità di tempo va più veloce e quindi sostituisce lo stesso volume. Ci sono più... Ti torna? C'è più liquido soggetto a... Eh? No, c'è più attrito perché... Ma non si accumula, prof. No, prof, ma è l'effetto Venturi. Questo è lo spazio. Questo è lo spazio percorso in un secondo. Questo è lo spazio percorso in un secondo. Quindi complessivamente in un secondo passa la stessa massa. Ok? Allora, se qui va più forte, così va più forte così. Torna. Quindi se l'area è doppia va il doppio, se l'area è metà, va bene. Si va più forte, scendi sotto, equazione di Bernoulli. Questo è più piccolo, questo è più... Allora, siccome qui è più 1, qui è V1,
siccome qui la velocità aumenta, cosa farà la pressione? Questo va via. Cosa fa la pressione? Dove? Qui. Diminuisce. Aumenta. No, diminuisce. Fa in depressione. Ed è l'effetto ventosa. Perché diminuisce la pressione, ti allora tu c'hai il pacco, qui tu c'hai tubo Venturi, qui tu c'hai una pressione minore, qui tu c'hai una pressione maggiore, il cavo va verso, cioè se la P2, se la P3, meno P1, per l'area della ventosa A2 è maggiore della forza di gravità, il pacco va verso... Ma a me, prof, una domanda, cioè la parte più... Torna? L'effetto prof, ventosa. Ma nella parte più stretta del tubo lì c'è un piccolo accumulo d'aria, non si accumula. Perché? Perché ne arriva grande quantità in una piccola sezione. E che vorrebbe dire? Ci sei nella condizione ideale. Chiaro? Questo è quello. Ne ondotti succede uguale, ne ondotti aspirazione, su crea una perdita di aria e crea una perdita di lavoro. Perché la perdita di aria la ritrovi nel motore e trova una resistenza nella discesa. E quindi deve fare un lavoro il pistone per far entrare l'aria. Chiaro? E questo poi è quello che avviene in caso ideale. Questo qui poi vi serve, allora questa parte la presa di pressione, soprattutto vi serve che se io ho un condotto fatto in questa maniera, che tipi di perdite di aria ho? Ho due tipi di perdite di aria. Quando arriva in discesa. Che perdite di aria sono? Non lo ricordate? Perché allora io da qui, qui c'ho una pressione P, qui c'ho una pressione P meno delta P, c'ho una perdita di carico, perdita di pressione, da cosa è dovuto questo delta P? Dal fatto che poi il tubo va in giù. All'altezza? Perché... Cioè, l'altezza, sì, se mai mi dà un vantaggio, non uno svantaggio, però da cosa è dovuta la perdita di pressione? Perché da due tipi di perdita, da due tipi di perdita. Come si chiamano? Ma ve l'ha fatto o no? Vi no, 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 però funziona fatto. Le perdite di aria non dotti di aria non avete fatte? No. No. Ce lo spiego. Niente. Io non ce l'ho più. Perdite distribuite. Fatto venturi, poi. E perdite concentrate. Chiaro? Le perdite distribuite. Sono nella sezione 1. Fatto le perdite distribuite. Le perdite distribuite sono dovute a. Le perdite distribuite sono dovute al fluido che bagna il tubo e quindi si frena. Lì dissipa energia cinetica, vi torna? Il tubo è scabroso, quindi è fatto così. Quando la particella di fluido batte qui, dissipa la sua energia cinetica. Nella curva varia direzione, quindi batte, aumenta pressione e riaccelera. Però battendo dissipa parte della propria energia in calore. Ah, perché scusi, proprio le scale? Una parte in calore, una parte in pressione. La parte in pressione riaccelera.